Vai giù a toccare le punte dei piedi. Ma ce la farò mai. Vai. Lascialo. No. Lascia. Oh. Fuori. Bravissimo. Fuori. Ok, bravo. Oggi picchio, eh. Vai giù a toccare le punte. E ti dico una cosa, che oggi il video finisce qui. Ciao, qui Alessio Collalti, io sono Matadio e fisioterapista, ti do il benvenuto all'interno di questo video. Oggi siamo con Daniele, ciao Daniele. Quindi altro nuovo paziente, altro nuovo caso. Prima di cominciare però, come sempre, ti invito a iscriverti al canale, di mettere un like per termini questo video se ti sarà piaciuto. Strumento per me importantissimo per capire se questo genere di contenuti vi piacciono e quindi continuare a creare ancora altro materiale, e di lasciare un commento al termine in modo tale che potrò andare a dare delle risposte alle vostre domande nella playlist dedicata Risposte di Alessio. Cominciamo. Daniele, ciao, e cosa ti porta qua? Un dolore, appunto, diciamo, un classico colpo della strega, definiamolo così, proprio okay. In maniera scientifica. Quindi vabbè, non ti preoccupare, tu parla da paziente, esatto, quindi non è un problema. Io sono stato classicamente bloccato e questo mi ha portato ovviamente a pensare, appunto, di dover prendere una soluzione. Ok. E a cercare, appunto, una persona che mi potesse aiutare da questo punto di vista. Ok, questo quando succedeva? Circa 2 settimane fa, la fase più acuta, che mi ha bloccato per 5 giorni più o meno. Ok. Dolorifico e altro, adesso sto un pochino meglio, però ancora mi fa male. Addirittura il dolore è sceso su tutta quanta la gamba e sui glutei praticamente. Allora, aspetta, andiamo per ordine. Quando è iniziato il dolore, da dove è partito? Dai lombi, diciamo, dalla schiena. Ok, quindi inizialmente era solo lì. Sì. Perfetto, dopo quanto tempo si è irradiato? Dopo circa 3-4 giorni ha iniziato a scendere. Ok, e dove è andato, in quale zona precisamente, prima, più o meno? Siamo sui glutei, okay. A livello muscolare, okay. E poi è sceso fino al ginocchio. Passando da davanti, non da dietro? Dalla parte esterna. Dalla parte esterna, perfetto, ok. Solo destra o destra e sinistra? Solo destra. Mentre i glutei tutti e due? I glutei tutti e due. Ok, ok. Molto okay. Meno il ginocchio. Ok, è la prima volta che ti succede una cosa del genere o hai una storia passata? Diciamo così profonda, sì, è capitato altre volte che rimanessi bloccato con la schiena, però di solito dopo una settimanella passava, 5-7 giorni passava di suo, è la prima okay. Volta che mi rende più forte. Più forte, benissimo. E ti ricordi se quando è insorto questo dolore, se hai fatto qualcosa, qualche movimento, ti eri piegato, ti eri rialzato? Diciamo, in realtà niente di particolare, proprio quando mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava, stavo lavando i piatti. Ok. Quindi stavo leggermente flesso, ok. Esattamente. E già nel giorno, dei giorni prima magari c'era stato qualche avvisaglio, ho detto oddio, sta iniziando a sfumare la schiena, chissà che è, e poi là okay. Proprio ho sentito tac. Quindi mentre stavi lavando i piatti sei rimasto con il colpo della strega? Tra virgolette sì, ok. Certo, questo modo, cioè, dopo circa una ventina di minuti che ho capito oddio qualcosa che non va, mi sono seduto e... Perfetto. E poi non mi sono più rialzato. Ok. E cosa hai fatto fino ad oggi? Cioè dopo il dolore hai preso farmaci, hai fatto terapie, qualcosa? Farmaci principalmente e dei massaggi, diciamo che sono bassa moglie, queste cose qua. Okay. Te li sei fatti tu? Sì, da solo. Ok. E ad oggi come stai, come intensità rispetto a quando hai iniziato? Diciamo quando hai iniziato stavo tranquillamente su un 8, adesso siamo su un 5. Ok, perfetto. Quindi più gestibile, riesco a vivere, tra virgolette, non bisognerei mai di lavare per terra. Ok. Ok, fai sport? Facevo più sport, diciamo, prima, dopo la pandemia, purtroppo principalmente attività all'aperto, quindi magari vado a correre ogni tanto, cammino parecchio. Ok, almeno 5-7 km al giorno. Hai notato se per caso poco prima che o quando sono iniziati questi doloretti avevi fatto qualcosa di più o avevi corso di più? Particolarmente, forse lavorativamente avevo sollevato qualche peso, ma insomma niente di eccezionale. Fai un lavoro fisico? Ultimamente sì, nell'ultimo periodo sì. Ok, quindi ti ritrovi ad alzare peso? Può capitare, sì. Ok. Faccio scariche di magazzino, insomma c'è un negozio di abbigliamento, quindi può capitare di okay. Scatoloni, ma insomma non è una cosa... Non hai sentito mai però nel mentre no. Una fitta che ti bloccasse? No. No. Ok. A livello viscerale stai bene, digerisci bene, reflusso, sì. Gastriti, sì. Hai gonfiori addominali, no. Nulla di tutto questo. Perfetto. Va bene, andiamo a mettere mani.
Ok Daniele, ti giri di schiena? Sì. Dove hai questo male? Allora qua, diciamo nella parte lombare, poi scende appunto sui due glutei. Ok. Per arrivare poi sul ginocchio. Ok, e scendeva così, mi hai detto, sì, giusto? Esatto. Laterale, perfetto. Allora, guarda avanti. Sei un pochino seduto su questa zona, quindi stai un po' anche a livello posturale storto. No, vabbè, storto, siamo tutti storti, il dritto non esiste, siamo tutti a modo nostro storti, ognuno si organizza poi... Come può. Bravissimo, nel modo, la postura, guarda avanti, la organizziamo. Ok. Allora, vai giù a toccare le punte dei piedi. Ma ce la farò mai. Vai. Ok, torna su, qua ti sei incastrato tantissimo, sì. Fammi vedere una cosa, vai giù a toccare le punte, cambia qualcosa, vuoi diverso o uguale? Un po' meglio. Guarda avanti, rimani un attimo giù, guarda Manfredi, ok, qua c'è una bella disfunzione, ti siedi con le gambe fuori dal lettino. Allora, mani dietro la nuca. I gomiti, allarga le gambe e vai con la testa fra le gambe. Peggio? Sì, abbastanza. Abbastanza. Sì, come non vuole proprio. Ok. Molto piodini proprio. Ti sdrai pancia in alto un momento. Piega le ginocchia. Tira sul sedere. Giù il sedere. E rilascia. Sei mancino? No. Stai bello incastrato, ragazzo. Mano a me. Lascia morbida. Abbiamo un bel blocco a livello di D12. Dismetria. Che è di disfunzione, non penso che sia ovviamente una vera gamba lunga e corta. Fai un bel respiro, fuori là. Ok, male? Un pochettino a sentire qui, sì, il ginocchio. Ok, lascia morbido. Lascia, ok. Pancia sotto. Molte voglio dici. Male? Sì. Questo invece? No. Quindi qua ti dà sollievo, qua peggio. Sì, un pochino. Ok. E i glutei, tutti e due, destro e sinistro, ma c'era sempre uno predominante rispetto all'altro o no? Guarda, no. Era proprio a livello muscolare. Ok. Sì, ma non c'è tanto dietro, sì. Ok.
Vieni in pancia in alto. Allora, ti fermi con le gambe sopra il lettino. Perfetto. Questa qua. Questa qua. Gira la destra di qua. No, no, solo destra, solo destra. Poggio l'orecchio sulla spalla mia. Lascialo, no. Lascia, lascia. No. Fuori, fuori, fuori. Grazie. Lascia. Fuori. Giù. Ok, bravo. Testa. Oh. Oggi picchio, eh? Adesso la giornalaccia, devi sfogare. Mi sto sfogando, ho un po' di pensieri, ovviamente. Per favore, fammi un attimo in piedi. Devo dire una cosa. Anzi, guarda, fammi due passi da qui verso di là e torni. Ok, gira. Vai giù a toccare l'inte. E ti dico una cosa, che oggi il video finisce qui. Allora, se hai un problema, oggi faccio, sfrutto questa occasione per fare questo tipo di video, nel senso che tre tecniche. Sì. Scendi, ok? Sì, sì. Potrei fare altro per fare un po' di cinema, tra virgolette, sì. Ma parlo di fatti. No, no, certo. Hai una disfunzione vera, acuta, sacroiliaca, e una disfunzione dorsale, abbiamo messo un po' in ordine i tasselli. Ok. E il problema è meccanicamente rientrato. Due o tre giorni d'oggi non dovresti sentire più nulla. Quello che mi interessa è che sei libero. Sì. Niente, quindi è una seduta molto reale in questo. Okay. Abbiamo fatto più anamnesi fra un po' che però è la dimostrazione reale che a volte non servono un miliardo di tecniche. Sì, cioè, sì. Il momento in cui hai capito che il blocco è là e là, due tecniche ho finito. Va bene, Daniele, okay, comunque un'occhiatina te la voglio ridare, magari fra un paio di settimane. Ok, okay. Ci vediamo fra un paio di settimane. Penso che fra, cioè, fra due o tre giorni non hai più nulla. Ottimo, grazie. Daniele, grazie a te. Grazie. Spero che questo video ti sia piaciuto. Oggi abbiamo avuto la fortuna casuale, perché non lo sapevamo, di avere un problema prettamente meccanico, perché Daniele non lo conoscevo e ti ho mostrato una realtà diversa, quindi come con poche tecniche in realtà e con una seduta che a volte può essere molto molto breve, avere degli ottimi risultati. Quindi metti un like se ti è piaciuto, iscriviti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato e lascia un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!